Il Chieti esce sconfitto anche dal Giorgio Calbi di Cattolica, complicando, e non poco, il cammino verso la permanenza in Serie D. La squadra di Alessandro Grandoni, dopo un primo tempo coraggioso e propositivo, paga una ripresa in cui di fatto non è mai scesa in campo. Mister Emanuele Cascione nel 3-4-3 di inizio gara ripropone per intero lo stesso 11 di 7 giorni fa, che ha battuto il Monte Giorgio, schierando in difesa Bali, Ferraro e Guarino. A centrocampo posto per Gaiolo e Cannoni, in avanti Gasperoni, Merlonghi e Battistini. Panchina per il nuovo arrivo Francesco Morga in Abruzzo con le casacche di Giulianova e Casoli. Due invece le novità in casa Chieti rispetto alla sconfitta contro il Matelica. In porta c'è il debutto per il classe 95 ex Regina Licastro. In difesa, dopo la squalifica, c'è il rientrante Ricci al posto di Chiocchia. In avanti spazio ancora alla coppia Franchi e Sivilla. In panchina il reintegrato Sarrizzu. I delicati punti in palio vedono l'avvio di gara molto contratto, con le due squadre attente a non sbilanciarsi, e il Chieti la prima a provarci al decimo minuto con il tiro dal limite dell'area di Energe, che non impensierisce il portiere di casa. Per la risposta locale bisogna aspettare il 17esimo, quando Cannoni è il più lesto ad avventarsi sulla sfera d'azione d'angolo, ma il suo destro si perde alto sulla trasversale della porta difesa da Licastro. Al 21esimo si rivede in avanti il Cattolica, difesa nero-verde impreparata su un cambio di gioco con Merlonghi, che aggancia la sfera all'interno dell'area di rigore, ma da posizione favorevole spara sulla difesa in ripiegamento. L'occasione più pericolosa del primo tempo vede protagonista il Chieti ed il suo centrocampista Favo, che dal vertice basso dell'area di rigore prova direttamente in porta, sorprendendo tutti, ma tra lui e il gol c'è l'incrocio dei pali. Ma non è finita, perché la sfera arriva sui piedi di Sivilla, che calcia a botta sicura ma trova il miracolo di Guido Piai. I neroverdi ospiti continuano a premere, protestano al 43esimo per un presunto fallo di mano in area romagnola, ma per il direttore di gara Sicurello di Seregno si può proseguire. Ad inizio ripresa a farsi vedere subito il Cattolica, con il centrocampista Cannoni che prova la conclusione, sulla quale si immola Meola con la sfera che finisce in fallo laterale. Continua a premere la squadra romagnola e va vicino alla rete al 13esimo con Ferraro, ma il suo colpo di testa d'azione d'angolo finisce alto. Il Chieti non riesce ad uscire dalla propria metà campo, anzi a rendersi pericolosa è ancora la squadra di casa al 15esimo, con Gasperoni che trova sulla sua conclusione a botta sicura il piede di Ricci. Dall'angolo che ne viene fuori Battistini mette alto. Al 25esimo il Chieti resta in 10. Fantauzzi, ammonito nella prima frazione di gioco ingenuamente, va a commettere fallo a centrocampo. Si becca il secondo giallo, così la sua partita finisce anzitempo. Passano solo 4 minuti e il Chieti va anche sotto nel punteggio. Contatto all'interno dell'area di rigore, per il direttore di gara non ci sono dubbi ed indica il dischetto. La trasformazione è affidata a Merlonghi, che incrocia il tiro e porta in vantaggio i suoi. Di Castro intuisce ma non può nulla. Meola e compagni accusano il colpo, con il Cattolica che adesso gioca in maniera spensierata e va vicino a chiuderla al 30esimo con Gaiola, che prova dal limite e bravo Licastro a chiudere lo specchio della porta. L'unica occasione per il Chieti arriva al 42esimo con il neoentrato Traini, che solo in area di rigore di testa non inquadra lo specchio della porta. Troppo poco per una squadra che deve salvarsi. Cambio di fronte ed Eocoli ad avere la palla del match point, ma il tiro del classe 2000 romagnolo incredibilmente non inquadra lo specchio. Al triplice fischio finale si materializza in casa Chieti la sesta sconfitta consecutiva di questo inizio girone di ritorno, con i tifosi chiatini a rifiutare il saluto finale dei giocatori. La classifica ora si fa pesante, con l'unico obiettivo, quello di cercare un piazzamento nei play-out. Prossima gara, la sfida casalinga con il Monte Giorgio. Per il Chieti ora è vietato sbagliare. Ma l'avevamo preparato così perché sapevamo che comunque per loro era una partita fondamentale, che con grande pressione soprattutto da parte della piazza, e quindi ci aspettavamo un primo tempo difficile dove i ritmi sarebbero stati alti da parte loro, e noi invece abbiamo fatto il contrario, no? Siamo stati troppo macchinosi, troppo lenti, non siamo stati bravi nei duelli e anche nel giro palla. Non ero contento, infatti abbiamo rischiato molto, arriviamo sempre in ritardo e abbiamo fatto molte punizioni al limite dell'area dove abbiamo rischiato di prendere gol. Poi dopo il secondo tempo loro, avendo corso tanto, hanno abbassato un po' il ritmo e la nostra qualità li ha spinti un po' al limite dell'area, e da lì comunque la sensazione è quella che il gol sarebbe arrivato da un momento all'altro. Ecco, per chiudere, che ti ha visto? Ma io, guarda, un Chieti, vabbè, un po' di paura c'era, è normale, perché quando vieni da tante sconfitte, come ho detto, con tanta pressione alle spalle, i giocatori non sono tranquilli in campo, però ho visto grande voglia di fare, ho visto comunque che si aiutavano, hanno cercato anche il primo tempo, hanno fatto un ottimo primo tempo, quindi non ho visto una situazione così disperata, devono solo prendere un po' di fiducia con i risultati, è quello che fa la differenza, specialmente in questo campionato e quando ti trovi in quelle zone lì.